Arrivederci e a presto. A dopo. GLHF. Dunque, rivediamo il nostro amico Matt Fusion contro Lightly. Per chi ci sta seguendo da inizio serata saranno due nomi che ormai non vi sorgeranno nuovi. Se vi siete connessi ora, siamo alla seconda partita di un best of three che vede scontrarsi Matt Fusion Zerg, finora imbattuto nell'arco della serata, contro invece Lightly. Lightly, che mi sembra che per quel poco che abbiamo visto noi fino alla partita precedente fosse imbattuto, ma ha perso la partita contro Matt Fusion poco fa, quindi ora gli conviene vincere, altrimenti se ne dovrà tornare a casa. Infatti vediamo per la prima volta durante la serata che gioco su una nuova mappa, infatti è Ana. La famosa Bravo. mappa che fa rima con... Appunto, la mappa Oana, sì. infatti decisa dal perdente della scorsa partita, Matt Fusion. Vediamo subito un 8 pool di Matt Fusion, 7 pool di Matt 8, 8, sempre 8. Quando Fusion. Ah, dici è 8? 7 è perché il Tengo drone il l'hanno perso numeretto. facendo il lavoro. Vabbè, Facendo... un 8 pool di Matt Fusion, siamo abituati a vedergliela, infatti apre quasi così, abbiamo visto questa. Mentre il Protoss continua a dronare e usare giustamente il crono blu a base per spawnare sonde molto più. Siamo lo Davvero. scout di Daxley, ora va a scoutare. Abbiamo visto infatti che entrambi i giocatori comunque sulle fasi iniziali di gioco sono assodati, quindi il Chronobus per Lightly e 8 pool magistrale ormai per Matt Fusion. Intanto vediamo che si va a chiudere Lightly, altra cosa che abbiamo notato fa spesso, Vediamo questa l'ex di un pilone nella base, è una forgia. una forza, no, un pilone, Ah, tu dici nella nella forgia nemica, naturale sì. di Matt Fusion. Beh, l'aveva fatto anche nell'altra partita e non aveva danneggiato molto lo Zerg. Non la annulla, poi la rimette, solo per dar fastidio, infatti la sonda era un Tanto po' ecco i morta. primi Zerglin che si muovono in avanti. Vedremo se farà in tempo a chiudere la base, perché per ora ha soltanto una forgia e un pilone. Ragazzi, rischiamo di vedere una partita molto molto rapida, perché mentre nella scorsa partita la chiusura era stata fatta correttamente con lo Zelota a fare selezione all'ingresso, in questa partita vediamo che lo Vediamo che spazio arrivano gli c'è e non c'è Zergling, c'è lo counter. spazio, la sonda non mette nulla. No, la mette ora, ma non serve per No, ma chiudere. comunque era troppo largo. Vediamo che però Matt Fusion si perde ad attaccare il pilone, mossa che non comprendo, quando avrebbe dovuto andare a cercare le sonde nemiche. Vediamo Ecco tutte le appunto, sonde ad attaccare. Lightly gli fa un regalo e invece gli dice: no, guarda che non devi rompere il pilone, devi rompere le sonde, queste qua. E c'è il GG di Lightly, partita Ragazzi, finita. partita rapidissima. Ah, di Per Lightly! una volta anche noi cantiamo partite rapide. Speriamo che Urkukan non sia andato troppo FK, perché... Eh sì. Bel game, Lord. No. Ok, finito. Beh, ragazzi, complimenti.